Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Industries of Titan e con questa musica un po' alla Space Haven ve lo voglio presentare. È un gioco che ho già in libreria di Epic già da penso più di un anno, ma non l'ho mai portato perché vedevo che c'erano sempre più aggiornamenti e che forse un giorno ci sarebbe stata la lingua italiana. E infatti la lingua italiana è appena arrivata in concomitanza con l'uscita Steam che era prevista per il 21 giugno 2021. Esce in Early Access dopo più di un anno su Epic e resterà in Early Access per un anno o più. La cosa interessante è che il gioco l'ho seguito ed è stato sviluppato tantissimo, aveva poche cose all'inizio, ne ha avute un sacco e io ho deciso finalmente di portarvelo. Sono previsti inoltre altri aggiornamenti. Beh, prima di tutto iniziamo citando Titano, che è una luna di Saturno, e questa è una sorta di city builder dove dovremo costruire la nostra città industria e poi andare a competere con altre corporazioni che credo al momento non ci siano perché è prevista più avanti. Diciamo che ad agosto ci saranno rovine inerti, nuove location, a settembre ci saranno le anomalie, i monumenti, nuovi edifici, le rovine di ossidiana, le rovine grandi e il Science Lab, il laboratorio scientifico ad ottobre, il Tech 3, cioè di cose ne mancano ancora. Ma vi garantisco che all'inizio il gioco ne aveva ancora meno, ma era comunque interessante. Abbiamo diversi tipi di partita. Abbiamo la sopravvivenza, lo zen, il contratto a tempo e lo standard. Io giocherò standard. Vediamo un attimino. Il contratto a tempo ha un periodo di tempo limitato, va poi a stilare una classifica dei migliori giocatori, una sorta di classificata. La sopravvivenza invece ha una difficoltà crescente, quindi vedremo i nemici aumentare sempre più di forza fino a morire, prima o poi, infatti il gioco ci dice prima o poi dovrai morire, mentre la modalità Zen è nessun attaccante. In questo caso andiamo a fare la modalità standard. Qua abbiamo una razza che è al momento censurata. Possiamo fare questa fazione, gli Aprodiani. Abbiamo delle condizioni iniziali che sono un quartier generale, un tot numero di dipendenti. Pensate che se non sbaglio all'inizio non c'erano nemmeno i dipendenti, sono stati aggiunti dopo. 8 dipendenti, 5 minerali, 0 isotopi, 4.000 crediti, 20 di influenza, 3x3 il territorio. Qua ci racconta la storia, diciamo che si intensifica la corsa all'oro su Titano, ci sono startup e corporazioni che arrivano dalla Terra da Marte, un po' alla The Expanse e dalla fascia principale degli asteroidi, si sono mobilitate, noi siamo gli Aprodiani, un gruppo mutevole senza leader, composto da speranzosi, vabbè, chi vive sperando. Ok, abbiamo una concessione terriera standard. Quindi abbiamo tutto normale, abbiamo alto rischio, alto rendimento, però abbiamo anche dei ribelli, accampamenti ribelli molto elevata, quindi pioniere della terraformazione, noi facciamo la, perché poi c'è la località personalizzata in cui possiamo andare a scegliere, ma noi facciamo questa, scegliamo, queste qui sono le tre, poi qua vedete che possiamo andare a spostare manualmente il luogo di Titano da costruire. Conferma l'impostazione di gioco, nome della corporazione, Plato e Soci, no, Indie Planetari. Il logo della corporazione, non ce ne sono tantissime, però cerchiamo di fare qualcosa magari più in pixel grafica in modo da poterci distinguere. Vediamo, non saprei, facciamo questo. Abilito il tutorial, abbiamo un riassunto, la modalità hardcore è quella che invece non ha la possibilità di attivare la pausa e c'è un solo salvataggio, invece noi giochiamo così. Questa nave pixelosa mi ricorda altro, altri giochi. Ovviamente è un gioco che si potrebbe prestare benissimo anche per una live. Testeremo in questo video anche la bontà della traduzione italiana.
Brace Yourself Games presents. Musica molto bella, devo dire. Consiglio lieto di vederti. Abbiamo investito molto per portarti al successo. Spero che sarai all'altezza delle nostre aspettative. Benvenuto all'Early Access di... Ok. Troverai una moltitudine di quelli che amiamo chiamare bug e che il consiglio non vede l'ora di risolvere. Originale come cosa. Sala del consiglio qua. Sì, ci sta dicendo che il gioco nel gioco ci sono bug, vabbè. Questa è la nostra area. 3x3, la iniziale. Va bene. Ok, questo è il supervisore corporativo Sharo Hess. Ne segnerò uno ogni fondatore. Sì, siamo arrivati qui come startup, diciamo, e il consiglio ci sta dando consigli su come iniziare. È tutto di proprietà del consiglio. Lavorando insieme renderemo questa città molto efficiente. Vediamo. Mettiamo alla prova le tue abilità di supervisore fondatore. WASD per muoversi. Tieni premuto il tasto destro per trascinare l'inquadratura. Perfetto. Si può anche ruotare premendo il tasto centrale del mouse o con la Q e la E. Non c'è una gradazione in questo. Si può muovere solo di 45 gradi. Premi spazio per mettere in pausa, come ho fatto ora. Riprendere. Shift più 1, 2, 3. 1, 2, 3, vedete, oppure cliccandoci col mouse potete andare a modificare. Siamo alle 7 di mattina, il lavoro è dalle 8 alle 16, lo svago dalle 16 alle 2, e dalle 2 alle 8 il sonno. Siamo in periodo di sonno adesso. Le caselle in evidenza accanto al quartier generale sono di tua proprietà, come vi ho detto, sì, all'interno di quella schermata blu. Puoi farci quello che vuoi. Ogni porzione del terreno al di fuori del tuo territorio appartiene al consiglio. Se desideri usare una porzione di terreno, dovrai corrispondere al consiglio della tua influenza, ok? Disattiva gli stati del territorio tramite le icone sulla barra dell'interfaccia in basso a sinistra. Ok, allora vedete qua il giocatore, i ribelli, non vedo spazio porto, no, non vedo ancora ribelli, ma va bene. Attiva gli stati del territorio, vediamo un attimo, filtro, problemi, avvisi, azioni, queste sono le bandiere che ci mostrano le varie cose, questa è la stratificazione, qua vedete che possiamo vedere le griglie energetiche, che non ci sono. La rete dei trasporti, l'inquinamento, concentrazione di carburante estraibile, popolazione e lavoro, e questi sono i territori. Ok. Ho visto che hai adocchiato quelle rovine, interessanti, non trovi? Sì, queste qui rovine vanno scansionate. Sono reliti di un'epoca passata, i coloni condannati che ne hanno costruite si sono lasciate alle spalle molte risorse manufatti. Il tuo territorio contiene già alcune strutture in rovina, puoi ispezionarle nella visuale della città. Va bene, seleziona la rovina all'interno del territorio, ok, e possiamo scansionarle, quello che faremo adesso. Ispeziona. Vediamo, il nostro robottino le sta scansionando. E andremo a vedere di che cosa si tratta. Vediamo un secondo, 0 secondi, ok. Abbiamo trovato manufatti e risorse. Ok. Le risorse servono a costruire edifici e dispositivi per far crescere la nostra città. Sì. Recuperare le risorse contenute nelle rovine. Ok. Abbiamo minerali, isotopi e rifiuti. I dipendenti collocheranno le risorse trovate in un deposito se c'è spazio disponibile. Va bene, le recupero. 17 secondi. Possiamo velocizzare il tempo in modo da far passare tutto più rapidamente. Ok. Ci sono altri segreti nascosti all'interno delle rovine. Possono contenere manufatti, rari prezzi di tecnologia anteriore alla caduta di Titano. Quando selezioni una rovina puoi decidere di estrarre manufatti anziché recuperare le risorse. Perfetto.
Ma ricorda che non tutte le rovine contengono manufatti, per avere una certezza devi prima ispezionarle. Sì. Va bene, ispeziono, così vediamo se troviamo dei manufatti. Ok, abbiamo manufatti. Due manufatti rossi, li estraggo. Accelero. Ok, abbiamo preso dei manufatti rossi. Oh salve, sei il fondatore, giusto giusto mi avevano avvisato del tuo arrivo. Sono Vernon, Vern Skoll, non Vernon, lo zio Vernon, il responsabile della gestione dei rifiuti. Penso che il titolo sia un po' riduttivo, ma sì, sono una persona che si occupa dei rifiuti. Sì, perché ne abbiamo accumulati. Tu crei i rifiuti, io li sposto, tu li getti via, io li brucio. È una bellissima collaborazione. Sì, sono pienamente d'accordo. E devo dirtelo, certo che ne accumuli di spazzatura in città, eh? Beh, non c'è ancora niente, c'è solo il quartier generale. Adesso vi faccio vedere quella figata. Benvenuto su Titano, fondatore. Sono Einar Pier, il tuo rappresentante del consiglio. Il consiglio è qua. 5 manufatti rossi per sbloccare il consiglio. Ognuno di noi sponsorizza e supervisiona. Io sono il tuo sponsor, e me che devi ringraziare per il tuo permesso cittadino e per il finanziamento del consiglio. Ok, spero che ricambierai la mia fiducia con altri profitti. Sì, va bene, certo. Siamo tutti un po' ferenghi qua. Ci può revocare anche il permesso e va bene. Adesso vi faccio vedere lo spettacolo. Selezioniamo il quartier generale, vedete che ci dice contenuto in dispositivo, effetti sugli edifici residenziali vicini più centro, deposito non c'è spazio, dentro 12 minerali, i punti salute, insomma, entra. E qua cambia tutto. Questo quartier generale è il posto migliore per costruire dispositivi per far funzionare la tua città. I primi dispositivi di cui hai bisogno sono i container di stoccaggio per conservare i minerali e isotopi. Costruisci un container di stoccaggio nel tuo quartier generale. Mi impappino leggendo ultimamente, no? Guardate quanta roba si può costruire all'interno. Allora, costruisci un container di stoccaggio. Quindi si va su stoccaggio. Allora, qua abbiamo l'energia, la possibilità il relè, carburante. Bah, in realtà, qua vedete che ci sono anche i piani, modalità smantellamento, logistica, container di stoccaggio, mi dice P, quindi P è quello piccolo, presumo, quindi lo costruisco. Vedete che intanto le persone, nonché i nostri lavoratori, vanno e costruiscono. Ho trovato una soluzione temporanea, devo costruire un porta rifiuti. Ci sono rifiuti in tutta la città, ma puoi costruire un contenitore dei rifiuti al quartier generale per archiviarli. Va bene, lo mettiamo nell'angolo opposto però. I tuoi dipendenti raccoglieranno automaticamente i rifiuti e li collocheranno nel contenitore. Questa è una microgestione che mi piace tantissimo degli edifici. È solo una soluzione temporanea, ma però... E se poi i cittadini non vedono i rifiuti è come se non esistessero più, ok? No? Va bene. Allora, modulo dei rifiuti. Credo sia questo. No. Contenitore dei rifiuti. Che è questo. Lo mettiamo qua nell'angolino. Dai ragazzi, andate e costruite velocemente però. Se no. Ok. Finalmente ci incontriamo, sono Ayana Ok, ingegnere addetto a sistemi energetici. Vediamo perché mi piace molto questo. Mi occuperò di sistemi energetici della città, cioè carburante, produzione, stoccaggio di energia e tutto il resto. Lo ammetto, è la mia passione. Sì. Fin da bambina, sì. Va bene, sono molto curioso di vedere. Vedete che qua abbiamo una sorta di tower defense perché abbiamo il livello di minaccia dei ribelli, quindi 9% quando sarà al 100 o più o meno lì. Ci attaccheranno, ci sono 4 accampamenti al momento. C'è in gioco la mia carriera? Ok. Va bene. Mo. Presto raggiungeremo il confine del tuo territorio, è necessario espandere la città.
Seleziona una casella nella visuale della città fuori dal tuo territorio, spendi influenza per vendicare, rivendicare. Ok, quindi tecnicamente torno alla città, clicco su una casella. Io vorrei andare qui per prendermi sti isotopi, magari qua ci sono anche lotto di minerali. Mi piacciono sti isotopi. Rivendica influenza. L'influenza. Qua in alto intanto diamo un'occhiata a tutto. Qua ci sono i manufatti che abbiamo, qua ci sono le comunicazioni del consiglio, qua ci sono i cittadini che al momento non abbiamo, migrazioni d'oltremondo. Tradotto bene, devo dire. Gestione dipendenti della città. Questo è un bel casino perché si possono mettere i lavori attivi dei cittadini. Gestione dipendenti delle navi. Migrazione d'oltremondo, ok, quello che abbiamo visto. Qua invece abbiamo i crediti, qua abbiamo i minerali, qua abbiamo gli isotopi, qua abbiamo i rifiuti generati. Volevo vedere un attimo, rivendica influenza. Ok, abbiamo usato l'influenza, l'abbiamo presa. Non abbiamo abbastanza carburante. Ci serve carburante per generare energia per gli edifici e dispositivi. Ok. Il carburante è tutto intorno a noi, nell'aria. L'aria di Titano è molto tossica e contiene sostanze infiammabili che possiamo bruciare per produrre energia. Perciò costruisci un dispositivo di fabbricazione del carburante nel quartier generale o in una fabbrica. Va bene. Sarà fatto. Entriamo nel quartier generale. Costruisci un fabbricatore di carburante, quindi produzione dovrebbe essere. Allora, fabbrica di carburante, sì. Non richiede energia. Ah, si mette qua così. Ma in realtà R o Shift più R per muoverlo. Io lo metterei così, nell'angolino lì. Dai, fatemelo, producetemelo che almeno voglio vedere com'è. Ok. Figo, figo, pixeloso proprio anche lui. Ok, fondatore, è arrivato il momento di convertire il carburante in energia. La maggior parte degli edifici e dei dispositivi richiede una fonte di energia esterna per essere operativi. Costruisci un generatore di energia in uno spazio vuoto nel quartier generale o in una fabbrica. Quindi questa è una fabbrica di carburante. Però adesso dobbiamo fare un generatore di energia. Quindi il generatore è questo. Ci costa un carburante produttore di energia, la M invece è il doppio, esattamente il doppio. Faccio un P, questo qua piccolo, dai. Dovrò collegarlo così? Ma io quasi quasi lo faccio. Se così fosse, ho buttato via questo ramo qua. Però vabbè, intanto lo stiamo un pochino scoprendo. Costruisci un relè di energia affinché la griglia energetica sia sovrapposta al generatore. Mannaggia, relè. Bah, la mettiamo qua. Mettiamo qua a metà strada tra i due. Dai, fatemi anche la relè. Ok. Quindi. Perfetto. Tuttavia, anche i futuri cittadini hanno bisogno di uno spazio in cui essere immagazzinati, sì, degli appartamenti, cellule abitative all'interno del quartier generale. Puoi collocarle vicino all'equipaggiamento della fabbrica. Sì. Ok, quindi facciamo le unità abitative adesso. Costruisci due cellule abitative all'interno del cuggio della fabbrica. Aumenta le cellule abitative con l'energia. Dobbiamo vedere adesso dov'è la cellula abitativa. Facciamo un modulo dipendenti, sarà questo? Perché io onestamente di cellule. Ah, è qua, è qua. Tradotto proprio bene. Perché qua abbiamo la capsula di conversione, converte cittadini indipendenti, obbedienti e malpagati che lavorano fino allo sfinimento. Va bene, piazziamola qui. Vediamo un po' come funziona, che schiavitù hanno messo sti poveracci, vediamo un po'.
mettiamo qua vicino al contenitore dei rifiuti, così sono più comodi poi per buttare via le loro cose. Ok. Due cellule abitative, come cacchio ci stanno? Non c'è energia. Bisogna aspettare un attimo. Oh sì. Perché poi io credo vada messo un relè qua. Ok, sì. Però abbiamo praticamente finito tutto. Adesso voglio metterlo qui in modo da alimentare tutto. Vediamo, così almeno iniziamo ad alimentare un po' le cose. Ok, e la cellula abitativa è alimentata. Perfetto. Mo' però ci manca. Costo dell'energia 1, spazio della popolazione più 2, uccidi minerali. No, mi sa che dobbiamo andare a farci altri minerali. Ho paura. Quindi andiamo qua. Ispezioniamo e poi andiamo a scavicchiare altri minerali in modo da poter costruire la nostra seconda. Ok, dovremmo farcela adesso. Intanto recuperiamo quello che ci serve. Siamo già comunque oltre rispetto a uno strategico, gestionale, tradizionale, devo ammettere, quindi vediamo un po'. Adesso dovremmo essere in grado di, infatti, seconda cellula abitativa la piazzo qui. Sì, carina sta cosa, perché poi dovremmo automatizzare anche quello. Intanto l'energia è arrivata, perfetto. Incontro con l'operatore spazio portuale, contatta, ok. Intanto usciamo, che dovrebbe esserci lo spazio porto qua vicino. Qua. Puoi chiamarmi Fletch. Eri già stato qui sopra? No, la stazione spaziale è proprio sopra di te, dove opera il consiglio nella bassa orbita, quella che abbiamo visto all'inizio. A intervalli regolari il consiglio autorizza delle nuove navi commerciali ad attraccare qui. Esse trasportano merci e migranti, pronti a raggiungere tutti gli spazioporti sulla superficie di Titano. Puoi trovare gli spazioporti nella visuale della città. Spero che durerà il più a lungo degli altri fondatori sponsorizzati del consiglio. Te lo assicuro, è dura là fuori. Bene, apri il pannello di migrazione attraverso lo spazioporto nella schermata di migrazione. Spendi manufatti per sbloccare le migrazioni. Ok. Ah, tre manufatti rossi. Non ne abbiamo, quindi andiamo a farne un po'. Andiamo a prenderci i manufatti. Ah, dovevamo ispezionare, vabbè, abbiamo deciso di raccogliere direttamente senza scansionare. Non mi molla un attimo sto qua a parlare. Tre manufatti rossi, ok, ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo sbloccato. Ti do il benvenuto allo spazioporto. È quello, ok, puoi accedere allo spazioporto, potrai vedere navi dirette a Titano cariche di merci e di migranti. Eccole qua. Intanto riclicco così vi faccio vedere. Questo è il modo principale per aumentare la popolazione della tua città. Se ottieni dei migranti, assicurati di avere un luogo in cui ospitarli, altrimenti non possono farli scendere. Non posso farli scendere, le regole sono regole. Non stupirti se portano con sé un mucchio di rifiuti, dove occupartene e basta. Quindi qua vedete che usa l'influenza per acquistare una nave migrante con dei cittadini. Allora, abbiamo Giove, la corto raggio Kepler, attaccata con 4 persone. Questa invece spendendo sempre 2 di influenza in un minuto, scade, ha solo risorse a bordo, ma non ha persone. Io faccio venire questa con 4 persone. Venduta, è la nave. Fondatore, sembra che lo spazio disponibile per i dispositivi stia per terminare. Infatti, la città sta crescendo. Se il quartier generale ha terminato lo spazio disponibile, costruire delle fabbriche aggiuntive e installare loro
Allora, interni dispositivi. Se vuoi sfruttare l'energia generata da un altro edificio, assicurati di costruire una nuova fabbrica nelle sue vicinanze. Quindi, in sintesi, adesso lo lascio finire di spiegare, poi facciamo un riassunto. Una volta completata la costruzione, potrai accedere all'interno della fabbrica personalizzata. Allora, in sintesi, se noi qua possiamo costruire qualcosa oppure continuare nel quartier generale. Se sono vicini l'energia prodotta da questo quartier generale, alimenta anche gli edifici vicini. Abbiamo una moltitudine di cose, da batterie per lo stoccaggio di energia, i relay per collegare i vari edifici, il ponte di energia, abbiamo la fabbrica di carburante di varie dimensioni, il serbatoio di carburante, i container di stoccaggio e le risorse, quindi raffine minerali per la produzione di processori, input dei minerali. Ah, ok, questo è tutto il modulo di produzione, molto interessante, calcolando che al momento non c'è ancora una tech tree, quindi si è già fatto molto interessante il gioco. Però vi voglio far vedere un'altra cosa, come ultima, diciamo, cosa che proviamo a vedere, le costruzioni. Vedete che qua possiamo andare a sbloccare varie cose, tra cui la fabbrica, appunto, la miniera, la ciminiera, il purificatore d'aria e il ventilatore industriale, che qua ridistribuisce il pericoloso inquinamento all'oxetano. Qua abbiamo la logistica, quindi la possibilità di fare deposito, strade, centri di trasporto, l'elettricità, un impianto energetico, quindi all'interno fare un edificio solo per quello. Non richiede energia. Ah, questo è solo un edificio così. Popolazione, edificio residenziale, ufficio, esercito, centro di comando e il consiglio, monumento del consiglio. Al momento possiamo fare solo la fabbrica. Qua vedete che la costruiscono. E a questo punto abbiamo un altro edificio che condivide l'energia del primo. Stiamo tra l'altro già andando al massimo della velocità, quindi ci mette un po' effettivamente questa sorta di stampa 3D. E intanto potremmo fare anche, portarci un po' avanti e scansionare anche questa. Ispeziono, magari. Ah, qua siamo pieni di minerali, però, mannaggia, dobbiamo spenderli questi minerali perché siamo al massimo, a meno che, vediamo un attimo se c'è modo. C'è anche la possibilità di interrare l'edificio. Ah, è una funzione che porta via del tempo. Ah, interessante, posso interrarle in modo da nasconderle in caso di attacco. Tramutiamo le persone a risorse umane a risorse monetarie. Va bene. Costruisci una stazione di monetizzazione per generare i crediti. Niente, adesso entriamo qua, c'è il nuovo edificio, la fabbrica. Devo fare la stazione di monetizzazione, ci costa uno di energia, ci serve un cittadino e ci genera dei crediti. Non ho capito, scusa. Cioè, praticamente mettono i cittadini davanti a degli annunci su cui loro cliccano tutto il giorno e noi facciamo soldi così. Vabbè, questo so già di qualche amico che mi aveva consigliato una cosa del genere, di mettermi a seguire annunci. Tuttavia, non abbiamo gente che lavora, infatti sono dovuti arrivare dall'altro edificio di fianco. Ah, molto interessante come cosa. Costruisce un ponte di energia in un QG, in una fabbrica vicino a un'area di energia, per collegarli alla griglia energetica della città. Quindi ponte di energia. Once the generators are hooked up to an energy bridge, the grid outside can access the building's energy. Cioè, io costruisco un ponte di energia qui. You can also use energy bridges to pass energy between different floors of the building. Ah, per trasportarli da diversi piani dell'edificio. This building can act as an energy source for other buildings in your city. Un edificio può essere usato come fonte di energia per gli altri. Ok, un po' come Cliff Empire, dobbiamo gestire bene le risorse. Costruisci un ponte di energia all'interno del quartiere generale, potrei connettere. Ah, devo farlo dall'altra parte. Vabbè, facciamolo anche di qua, tanto che se ne frega. Un po' anche stile, anche come musica, un po' Blade Runner.
Ponte di energia, pensiamo qua. Siamo qui. Cioè, questi qua che cosa stanno facendo? Stanno dormendo? Ok. Consiste un pilone di energia dalla visuale della città. Sovrappone i due edifici dotati di ponti di energia con un pilone. Ah, ok. Quindi elettricità, pilone di energia. E lo piazziamo tra i due in modo da farli comunicare con il ponte. Tuttavia ci servono isotopi. E non abbiamo isotopi. Uccidi isotopi. E non ne abbiamo di isotopi. Vediamo un po', scansioniamo, ispezioniamo qua. Vorrei comprare questo se possibile. Ah, ok, questi qua sono i punti che abbiamo per di influenza, sì, non li avevo visti prima. Vediamo, tanto qualcosa. Minerali, siamo quasi pieni. Manufatti rossi, riprendo stavolta. Qua invece come sta andando? Fissa il numero di dipendenti. Vediamo, magari ci raccolgono anche gli isotopi. Sì, li stanno prendendo. Però non me ne segna qua perché probabilmente devono portarli a casa. È davvero molto figo, devo dire. Molto molto particolare. Ok, estratti gli isotopi. E me li portano a casa adesso, immagino. Sì, infatti stanno salendo. Mi servono due. Due isotopi, quindi attendo che finiscano il secondo, così che costruiamo il pilone e andiamo a alimentare facendo ponte di energia, mettendo un ponte e questo pilone di energia, il quartier generale alimenterà questa. Poi potremmo decidere di fare una fabbrica addetta solo alla... Beh, a parte che c'è l'impianto energetico. Però alcuni edifici sono visualizzabili all'interno, quindi organizzabili appunto come edifici, come catena di montaggio, altri no. Pilone di energia lo mettiamo qua in mezzo tra le due, no? Così che tecnicamente dovrà andare a fare... Vediamo un attimino come funziona. Tanto siamo pieni di rifiuti e non abbiamo modo di bruciarli. Tra l'altro perché li abbiamo qui ed è pieno. Non c'è spazio. No, dobbiamo capire come fare a mandarlo via. Era arrivato il tizio che parlava di... Guarda, intanto qua abbiamo costruito il pilone. Dobbiamo sovrapporre i due edifici, ma non ho la minima idea. Griglia. Chiamata alle armi. Ok, mi sa che qua griglia 1 visualizza generatore, fornisce elettricità. Sì, certo, però scusate, ma anche perché qua me l'ha dato tutto completato, quindi non capisco dove sbaglio. Probabilmente magari devo selezionare anche questo. No, vabbè. Ah no, giusto, sono pirla io. C'è la griglia di energia qua sotto. Griglia 1. Vabbè. Ah, founder, I've been meaning to talk to you about conversion capsules. Ok, no, non funziona, ci studieremo. Ora, il tutorial ci sta portando verso la capsula di conversione che ci permetterà di trasformare un dipendente in lavoratore, un cittadino in lavoratore. Comunque, questo era Industries of Titan.
Attendo il vostro parere, spero di avervi intrigato abbastanza con questo titolo. Il gioco lo trovate su Steam o su Epic Store Games. Dovrebbe costare intorno ai 20 euro, non vorrei dire una stupidata, però ecco, io l'ho preso e dovrebbe costare uguale, costa sì, per la precisione dovrebbe essere 22,39, 22,39 euro. Davvero molto interessante, calcolando che ora vi sembrerà magari, come vi ho detto, uscito da poco, appena uscito e povero, in realtà era molto più povero all'inizio, ma altrettanto intrigante ed è stato aggiornato da paura. Ogni volta che aprivo Epic Store Games, c'era un aggiornamento. Hanno aggiunto, mi pare, non so se 10, 11 o 12 aggiornamenti major, quindi grossi. Quindi niente, attendo il vostro parere e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!